Mi chiamo Maria Luisa Madini. Nell'anno 1974, che ritengo un anno importante nella mia vita perché è stato il primo anno, 74-75, in cui ho vinto il concorso di italiano e storia negli istituti magistrali, ebbi la possibilità di entrare di ruolo. Allora c'era questo sistema di entrare di ruolo nell'Istituto della Rovere, situato località Monturbano e quindi non molto lontano da Piazza Saffi, che è nota essere la sede della prefettura di Savona. È stato anche l'anno, perché mi pare che il mese fosse il mese di novembre del 1974, dove ha avuto luogo il primo fenomeno legato a questa strategia che è stata definita strategia della tensione, e rispetto a cui ancora oggi è difficile riuscire ad esprimere una valutazione completa. Io la definisco una strategia di tipo intimidatorio, perché nel tempo, perché poi si riflette nel tempo su determinati, non tanto sugli episodi, ma su quello che è avvenuto non solo in Savona, ma che è avvenuto prima. Gli anni della strategia della tensione partono dal 73 e arrivano fino al 78-79, significativo il caso della morte di Moro nel 1978. Io mi sono chiesta più volte se questi episodi, che sembrano essere stati così differenziati nel tempo e nelle località, non avessero invece una logica e ci fosse stata una, come sottofondo, una preparazione legata a fatti di carattere politico, in senso ampio. Quando dico in senso ampio mi riferisco a quella che era la divisione di due blocchi, ancora presente negli anni 70, il blocco dell'Est, il blocco dell'Ovest, a seguito dei patti di Yalta, e rispetto alla politica italiana, per il ruolo che l'Italia aveva e ancora ha, spesso ce ne dimentichiamo, anche se, cioè, dopo il crollo del muro di Berlino sono molto cambiati gli assetti, per il ruolo che ha l'Italia, un ruolo strategico e tra l'altro uno stato al centro del Mediterraneo e molto vicino alla penisola balcanica che era sotto l'influenza del potere sovietico. E questi episodi che poi nel corso del tempo sono stati anche analizzati, ripercorsi, si continua a ragionare su queste cose anche oggi, hanno presentato però degli aspetti che, alcuni dei quali sostanzialmente non sono ancora stati messi a fuoco. Gli episodi di Savona sono stati certamente episodi legati a una strategia della tensione che si è valsa non direi tanto di un partito politico, ma certamente di un'ideologia legata al fascismo, anche se qualcuno riteneva in allora che questo non fosse possibile, ricercava altre origini e io mi sono chiesta parecchie volte perché proprio Savona. Che cosa rappresentava Savona? Milano sappiamo che cosa rappresentava, ancora oggi è una, forse oggi viene definita la città per eccellenza internazionale d'Italia, no? Ce ne sono altre, allora non era così. Savona era una, in allora,
una città media con grande tessuto industriale, con attività portuali, con una siderurgia avanzata, con una classe operaia molto forte e con una struttura politica ugualmente forte. Non dobbiamo dimenticare che Savona è stata considerata una città medaglia d'oro della Resistenza, città in cui era fortissimo il Partito Comunista, che ovviamente ha governato per moltissimi decenni nel comune di Savona, con una forte realtà sindacale, e non mi riferisco soltanto alla realtà sindacale della CGIL, ma anche della CISL e della UIL, che in allora avevano una loro autonomia, non come è avvenuto in epoche successive, in fasi successive, più vicine a noi nel tempo, di collegare le realtà dei sindacali di Savona ed Imperia. Quindi una città che si prestava a un saggio per vedere quali sarebbero state le reazioni della popolazione. Sono emersi nel tempo anche delle figure che però non avevano una stretta connessione, figure di giovani per esempio, che erano stati anche erano stati non perseguiti, ma certamente sentiti a livello, ecco, poi della magistratura, che non avevano un rapporto però diretto con il movimento sociale e nemmeno con altre organizzazioni più dure, come poteva essere Ordine Nuovo, realtà di questo genere. Un test per verificare quali potevano essere eventuali risposte a colpo di Stato? Ma certo che se si analizzano episodi che sono avvenuti in quegli anni, certamente la strategia della tensione era o legata a una volontà di trovare non tanto una strada di ritorno al fascismo, quanto quella di sperimentare magari una forma di governo che non fosse la ripetizione di quello fascista, ma che addirittura permettesse di mantenere nell'ambito del mondo occidentale la realtà italiana. Erano anche gli anni in cui certamente governava la Democrazia Cristiana con un centro-sinistra costituito da partiti laici, socialista, liberale, repubblicano. È vero che si è parlato d'Italia di quegli anni del bipartitismo imperfetto, però i rapporti c'erano comunque, al di là dei meccanismi parlamentari, del gioco parlamentare, non è che poi il partito per eccellenza che governava in Italia ed era la Democrazia Cristiana non avesse rapporti col Partito Comunista. C'erano, ovviamente, sto parlando di rapporti molto, non direi, ecco, diplomatici, ma tra forze politiche c'era certamente un collegamento sotto traccia che aveva anche delle modalità. Poco si sa di quanto, per esempio, uno dei partiti più piccoli, uno dei partiti minori, come fu il Partito Repubblicano, ebbe questo prima dell'epoca craxiana,
un rapporto, una funzione proprio di essere un elemento di incontro, di comunicazione, di rapporti tra i due grossi partiti, tra la DC e il Partito Comunista. Un partito, quello repubblicano di cui io ho fatto parte, che veniva definito una punta di un iceberg perché il numero degli iscritti, anche la percentuale era limitata, ma ha avuto un ruolo nel nostro paese, e mi riferisco in particolar modo al periodo di Ugo La Malfa che proveniva dal Partito d'Azione, che ha permesso anche di mantenere determinati equilibri. Non tanto di una messa in discussione, ma quanto di rendere più periferico il Partito Comunista, che come saprete era forte in alcune realtà del nostro paese. Io ricordo che costituitosi il Comitato Provinciale Antifascista, di cui ho fatto parte, non propriamente con ruolo di rappresentatività, di rappresentanza dello stesso, perché vi partecipava il segretario politico provinciale, ho avuto però la possibilità di partecipare a molti vertici del Comitato Provinciale Antifascista, che si riuniva con regolarità rispetto ai vari eventi, che formulava dei documenti di carattere politico, che organizzava anche delle iniziative che avevano una capacità di riuscire a coinvolgere, oggi sarebbe impensabile, un notevole numero di cittadini. Cittadini direi di tutte le tendenze. Perché si potrebbe pensare che i cittadini coinvolti appartenessero a determinate forze politiche, quindi tutte, fatta eccezione ovviamente per il Movimento Sociale Italiano. E questo non è stato, perché ci sono stati anche movimenti spontanei, soprattutto di cittadini. Cittadini che ovviamente dovevano avere una sensibilità e anche una formazione politica, direi anche una capacità di lettura, non basta l'emozione. Sulle emozioni non si costruisce. Forse perché io tendo sempre a razionalizzare, quindi non ho dei ricordi di quel periodo sotto il profilo emotivo. Certamente sotto il profilo razionale sì. Cercare di cominciare a darsi delle spiegazioni, cercare di capire il perché di quegli episodi, quali potevano essere le finalità. Ovviamente si parlava anche di questo nelle riunioni dei comitati antifascista, però non erano incontri puramente ideologici, anzi non erano ideologici, erano incontri operativi. Che avevano, ripeto, la capacità di mobilitare, uso una parola oggi sembra fuori moda, masse di cittadini savonesi. Perché io ricordo delle manifestazioni con tanto di bandiere, con partecipazione non soltanto quindi di iscritti ai partiti politici, ma anche di persone che si sentivano. Si autocoinvolgevano, si sentivano coinvolte per la partecipazione di questo genere. Per quello che riguarda gli studenti, io ricordo gli studenti dell'istituto presso cui lavoravo, addirittura avevano cominciato delle attività di vigilanza intorno all'istituto, sempre per timore del rischio delle bombe. Tenete conto la zona di Monturbano. La zona di Monturbano è una delle zone che si trovano, come dicevo prima, tra la prefettura e la zona verso la Villetta, quindi è una zona anche un po' sovraelevata, in allora molto diversa da quella attuale, perché non c'era ancora la biblioteca civica, e io ricordo anche di una vegetazione che circondava questo istituto.
i ragazzi, non tutti, ma un certo numero di ragazzi, maschi e femmine, forse più maschi che femmine, anche se il nostro istituto è stato fondamentalmente un istituto femminile, organizzavano dei turni di vigilanza intorno all'istituto. Non era una vera e propria occupazione, faccio presente questo perché i fenomeni di occupazione è vero che ci sono stati negli anni del 68, ma no, fenomeni da noi di occupazione nella nostra Savona degli istituti non sono stati tanti. Era un servizio di vigilanza che i ragazzi hanno cercato di mantenere, cercavano di mantenere con una certa continuità e con un'alternanza, alcuni addirittura presenti con continuità, sera dopo sera. Ma io ricordo di Via Giacchero dove avvenne uno di questi attentati, e poi lì c'è stato scappato il morto, è stato l'unico caso in cui si è avuta una vittima. Via Giacchero, ben diversa da quella attuale, era completamente piena di persone che erano scese nella strada per vedere che cosa era accaduto. Molte persone che si ponevano il problema di che cosa fosse avvenuto, certamente anche delle forze dell'ordine, però si rimaneva anche a una certa distanza. Ma non solo via Giacchera era piena, ma anche una parte di piazza Giulio II. Sto parlando della zona che comunica con via Luigi Corsi. Era probabilmente avvenuto a metà di via Giacchero, lato di destra, guardando verso il mare, guardando verso la spiaggia. E l'altro episodio, anche lì che ricordo per essere stata poi sul posto, ovviamente un po' di tempo dopo l'attentato, al senatore Varaldo. La famiglia Varaldo viveva in via Paleocca, vicino al bar Barolo Chinato. Ossia c'è la piazzetta, dove un tempo c'era il teatro, il cinema teatro, l'Astor, adesso c'è un negozio di vestiario sportivo. C'era questo bar, il bar c'è ancora, sto parlando del portone immediatamente successivo. La bomba era stata scaricata, buttata nel portone. E lì c'era anche in questo caso un notevole numero di persone che. Ma non, la spinta non era tanto quella della curiosità, quanto della gravità di un fenomeno che era anomalo per Savona. Anche in questo caso le presenze erano notevoli, tenuto conto che vi erano non soltanto le rappresentanze di forze politico-sindacali, ma proprio di cittadini che non erano mobilitati dalle organizzazioni, ma che sentivano, avevano questo desiderio non tanto spinti dalla curiosità, torno a dire, ma quanto dalla volontà di presenza. A me ha sempre dato questa sensazione, no? Di essere testimoni di quell'episodio. Altre che ricordo, sono state le adunate e naturalmente anche i percorsi cittadini da parte di coloro che volevano certamente testimoniare un corteo. Non c'erano soltanto le rappresentanze delle forze politiche e sindacali, ma anche lì di cittadini, ma erano cortei di migliaia di persone. E viene ricordato come un episodio significativo quello in Piazza della Prefettura. Guardate che ancora oggi certi cortei, certe manifestazioni in Savona hanno, pensate soltanto a quella del 2 giugno, come punto, uno dei punti di riferimento è proprio Piazza della
della prefettura o quelle del 1º maggio. Alcune di quelle manifestazioni si concludevano, come è tradizione in Savona, a Piazza Manele.